Ciao a tutti. Ultimamente sono diventate molto popolari queste pinze freno idrauliche. Grazie al loro prezzo economico, sono una buona scelta per migliorare rispetto a quelle meccaniche montate di serie. Ma alcuni, sbagliando, pensano che siano esenti da manutenzione. Invece hanno le stesse necessità dei circuiti idraulici. Può essere necessario fare lo spurgo di eventuali bolle d'aria presenti o sostituire l'olio a causa dei trafilaggi o perché l'olio col uso si sporca e deteriora. Non ho visto in rete nulla che spieghi come si esegue questa manutenzione e quindi vi mostro come la faccio io. Quindi, cosa ci serve per fare questa operazione? Per comodità, ho già bloccato la pinza sulla staffa, andremo a rimuovere le pastiglie freno. Dopodiché, con questo fermo, blocchiamo i pistoni della pinza in modo che non si chiudano durante il lavoro. Una siringa, che io ho già caricato con l'olio per appunto riempire la pinza. Questo bicchierino, per recuperare l'olio esausto che esce dalla pinza e che poi andremo a buttare. Io uso l'olio Shimano, mi trovo bene, penso che sia uno dei migliori, lo uso su tutte le mie biciclette. Una chiave Torx nella misura T15 per aprire i tappi presenti sulla pinza. Questo è tutto quello che ci serve. Questi attrezzi qua li trovate comunemente in qualunque kit in vendita online per pochi euro. Quindi procediamo. Farlo è più semplice di quello che può sembrare. Basta eseguire le operazioni con la sequenza corretta. Allora andiamo a rimuovere le pinze, via la coppiglia e togliamo le nostre pastiglie freno. Fanno un po' di resistenza, ma ecco fatto. Ora dobbiamo accertarci che i due pistoni siano all'interno della pinza, siano bene rientrati in modo da spingere tutto l'olio che sta nel pistone all'interno della pinza. Qui ci serve il nostro supporto. Il mio, essendo un po' sottile, io l'ho spessorato con un po' di carta in modo che faccia la dovuta resistenza. E voilà. A questo punto possiamo rimuovere i tappi. Per primo andiamo a togliere il tappo che si trova sulla pinza dal lato della leva. Ora facciamo attenzione a non perdere il piccolo ring che si trova sulla vite che chiude l'ingresso dell'olio. Quindi andiamo subito ad avvitare la nostra siringa nella pinza, facendo attenzione prima che non vi siano rimaste bolle d'aria nel tubicino che la collega, la facciamo uscire precedentemente e poi la colleghiamo. In questo modo è un po' difficile avvitarlo al primo colpo, ma ci si riesce. Ecco fatto. A questo punto possiamo aprire il secondo tappo. Quindi ora sull'altro lato andiamo a svitare l'altro tappo. Si trova in cima alla pinza, quindi non corriamo il rischio che esca olio. Stessa cosa, attenzione a non perdere il piccolo ring che si trova sulla vitina. Ecco fatto. E inseriamo il nostro serbatoio di recupero. E voilà. Ora possiamo finalmente cambiare l'olio della nostra pinza. Io ho messo un po' più olio del normale dentro la pinza perché ho intenzione di sostituire tutto quello che c'era all'interno, ma non è necessario se uno deve soltanto fare un piccolo rabocco. Non premiamo con troppa violenza, un po' di forza è sufficiente. Non vedete perché c'è il serbatoio opaco, ma sta uscendo l'olio. Ecco. Dopo aver fatto entrare un pochino di olio, diamo qualche piccola pompata con la leva in modo di far uscire eventuali bollicine d'aria che fossero presenti anche nella pompa. Quindi facciamo ancora un piccolo spurgo di olio e adesso siamo pronti a richiudere il tutto. Chiudiamo questo così non esce l'olio e rimuoviamo il bicchiere.
Questo è il primo dei due che noi andremo a chiudere. Essendo olio minerale non è corrosivo come il DOT, però è comunque opportuno fare subito una pulizia. Dopodiché laveremo la pinza in un secondo tempo con alcol isopropilico. Ora possiamo rimuovere la siringa. Per rimuovere la siringa, visto che il foro è laterale, sarebbe opportuno inclinare la pinza. Ora che la pinza è inclinata, il foro verso l'alto, posso rimuovere la siringa, sicuro che non uscirà olio. Come prima puliamo un attimo e cerchiamo di infilare la vite, possibilmente senza fare uscire l'olio. Un pochettino esce sempre, dato che la vite va a premere dentro, e noi puliamo subito. E voilà, il più è fatto. Quindi rimuoviamo il blocco e reinseriamo le nostre pastiglie all'interno della pinza. Le ricomponiamo. La coppiglia che andremo poi a piegare sull'altro lato. Ecco fatto. Ora basterà pulire la pinza e il lavoro è completo.